Andare a vivere in Spagna è un po' il sogno, il desiderio di tanti ragazzi e tante ragazze. Ho un sacco di gente che mi dice: "Ah, Save, vivi in Spagna, che figo, che bello." Forse perché la cultura è simile alla nostra, o ancora perché si mangia bene, o perché come prima esperienza all'estero non fa poi così paura, visto che siamo abbastanza vicini. Anche se dovete comunque sempre tenere in conto che indipendentemente da dove andiate, vabbè, se vi trasferite dall'altra parte del mondo è ovviamente più complesso, ma indipendentemente dal posto che sceglierete, è comunque complesso, è comunque ricominciare qualcosa da zero. Lavoro, amici, routine, è tutto nuovo. Ciao, sono Saverio e sto entrando nel mio quarto anno di vita in Spagna e oggi ti voglio raccontare quella che è stata la mia esperienza, il mio punto di vista, quindi totalmente personale. E sempre in base a quella che è stata la mia esperienza di vita, ti darò qualche consiglio. Allora, attualmente mi trovo a Valencia, perché proprio Valencia? Beh, perché comunque è la terza città più popolosa della Spagna, non è né Barcellona né Madrid, quindi non sono a quel livello di caos. C'è il sole 300 giorni l'anno, ho detto, secondo me è la città che fa per me. Insomma, Valencia in questo momento è la città che rispecchia quelle che sono le mie esigenze. Ci vivo da circa 2 settimane, prima vivevo a Berlino, ve l'avevo anche detto, ci sono stata poco, ma comunque ancora prima vivevo in Spagna. Un po' di casini. La mia avventura spagnola inizia nel lontano 2016, quando per 3 mesi sono andata a fare l'au pair, quindi di base la babysitter in una famiglia spagnola, precisamente a Manresa, che dista circa 50 minuti di macchina da Barcellona. All'epoca ero ancora all'università, questo cosa vuol dire? Che non avevo una lira, quindi secondo me, se siete universitari o comunque giovani che non hanno grandi soldi da parte, non hanno la possibilità di viaggiare tanto, ma comunque vogliono fare una prima esperienza all'estero, siti come ad esempio Workaway possono aiutare davvero. Per chi non lo conoscesse, Workaway è una piattaforma dove praticamente ti inserisci, se non mi sbaglio c'è un canone annuale da pagare, sono tipo 40 euro all'anno penso. Insomma, grazie a questa piattaforma potrete incontrare gente nel paese che vi interessa, magari anche nella città che vi interessa, che vi ospiterà in cambio della realizzazione di alcuni lavori. Questo video non è sponsorizzato da Workaway, ma è comunque una piattaforma che ti permette di viaggiare, di fare nuove esperienze, di conoscere il mondo a molto molto poco. Dopo questi primi 3 mesi in Spagna, dove di base lo spagnolo non l'ho imparato perché la gente mi parlava in catalano, sono tornata a Roma perché ho studiato a Roma alla Sapienza e non ho più rivisto la Spagna per un po' di annetti. Nel 2019 ero al mio secondo anno di specialistica e ho deciso di fare un anno fuori, un anno di Erasmus, e sono finita a Granada in Andalusia. Tra l'altro, se non siete mai stati a Granada, vi consiglio assolutamente di andare perché è veramente meravigliosa. Vabbè, dopo da Granada mi sono trasferita a Berlino, come vi ho detto prima, e adesso sono tornata in Spagna. Quindi, insomma, questi sono stati un po' i giretti che ho fatto. Ora parliamo, iniziamo a toccare qualche punto, come ad esempio come trasferirsi in Spagna. Partiamo da un tasto dolente, il NIE. Per chi non lo sapesse, il NIE è un documento di identità fiscale che viene rilasciato in Spagna ai cittadini stranieri che intendono risiedere nel paese per un determinato periodo di tempo. Esistono due tipi di NIE, il NIE bianco detto provvisorio e il NIE verde detto definitivo. Il NIE bianco è un documento che viene rilasciato a cittadini stranieri in Spagna. È un codice alfanumerico univoco che viene utilizzato come identificativo fiscale per numerose attività, come ad esempio aprire un conto, lavorare legalmente in Spagna o anche, perché no, comprarsi una casa. L'unico tip che mi sento di darvi in questo momento è che ho visto veramente tantissimi video che parlavano di quanto sia difficile fare il NIE in Spagna. Secondo sempre quella che è la mia esperienza, non è così. Nel senso, può essere sicuramente più complesso farlo in città più grandi, come ad esempio Barcellona o Madrid, ma ad esempio nel mio caso, che vivevo in una cittadina veramente veramente piccola, ci ho impiegato una settimana. Quindi mi raccomando, non stressatevi per questa cosa, può essere complicato in alcune situazioni, ma nella maggior parte delle volte non lo è. Il secondo punto che si tocca sempre è ovviamente il lavoro, quindi ne parliamo un attimo. C'è da fare una premessa, io lavoro da remoto per un'azienda italiana, tra l'altro, poi ovviamente ho i miei lavoretti da freelancer, però di base sono dipendente di un'azienda italiana. Quindi in questo senso i miei consigli potrebbero lasciare il tempo che trovano, però comunque ho avuto diversi feedback da parte di miei amici che lavorano qui. Quindi magari ve li posso condividere. C'è da dire in realtà un'altra cosa. La Spagna purtroppo non è la Germania. Ha uno dei tassi di disoccupazione più elevati di tutta Europa, se non sbaglio, è dopo la Grecia. Parliamo infatti di uno dei tassi di disoccupazione più elevati d'Europa e la situazione è abbastanza tragica, è abbastanza sfidante, soprattutto in alcune regioni, come ad esempio in Andalusia, Estremadura, Murcia. Tuttavia, se venite in Spagna e volete lavorare inizialmente, ad esempio, come camerieri, su questo non
c'è assolutamente nessun problema, perché da quel punto di vista lì il lavoro c'è e ve lo buttano anche in faccia. Io ho molte persone qui vicine che lavorano nell'ambito della ristorazione e veramente trovano lavoro in 2 secondi, sempre. Diverso è sicuramente se siete alla ricerca di un lavoro un po' più specializzato che richiede delle competenze diverse. Ovviamente poi se andate a vivere in città come Madrid, Barcellona, Valencia eccetera, non dovreste avere poi chissà quali problemi. Inutile dirvi che dovete sapere lo spagnolo e anche l'inglese, praticamente ormai lo richiedono tutti. Poi vabbè, io sono una che crede tantissimo in quello che è il proprio impegno personale, il proprio sforzo, quindi secondo me se vi sforzate sicuramente qualcosa troverete. Non vi voglio dare numeri, non vi voglio dire ah in Spagna si guadagna tot, perché in realtà non lo so, e poi comunque sono cose che variano molto, dipende dalla posizione, dipende da dove ti trovi, dipende da quali competenze hai. Quindi secondo me dare un po' di numeri in questo contesto qui non ha poi molto senso. Costo della vita. Il costo della vita è solitamente inferiore rispetto ad altre nazioni in Europa, come possono essere la Germania, come possono essere la Francia o anche l'Italia. Tuttavia è importante sottolineare che il costo della vita può ovviamente dipendere da quelle che sono le esigenze personali di ognuno di noi. Io per farvi un esempio, a Granada convivevo e pagavo 700 euro al mese più spese, un appartamento in centro con 3 camere, un bagno, una cucina e un salone. Però questi prezzi, come vi ho detto prima, possono variare anche molto. Se andiamo a Valencia i prezzi aumentano, come aumentano poi a Barcellona o Madrid. Ma come vi ho detto prima, dipende sempre molto da cosa state cercando. Siete degli studenti universitari, avete bisogno di una stanza, siete dei giovani lavoratori e volete un appartamento tutto per voi, un monolocale, i prezzi variano tantissimo. Quindi prima di iniziare a cercare capite quali sono le vostre esigenze. Come trovare un appartamento? Per trovare un appartamento basta andare o sui vari gruppi Facebook, che ovviamente sono pieni, tipo non lo so, affitti a Valencia, affitti a Madrid, affitti a Barcellona, affitti a Siviglia eccetera, oppure ci sono tanti altri portali come ad esempio Idealista, che è molto famoso e molto utilizzato qui in Spagna, o ancora Spotahome. Il personale di Spotahome andrà a verificare l'immobile per voi, quindi quando c'è scritto ad esempio che la casa è stata verificata potete insomma stare tranquilli. Quindi quando loro all'interno del loro sito dicono che un immobile è stato verificato potete stare tranquilli che non state cadendo all'interno di una truffa, che al giorno d'oggi ce ne sono veramente tantissime, quindi mi raccomando state attenti anche a questo. Ovviamente loro da tutto questo si prendono una fee che se non sbaglio è di 150 euro. Punto numero 3, dove andare a vivere? Anche qui dipende da cosa cercate. Amate le super città piene di opportunità e cose da fare? Sicuramente Madrid e Barcellona possono essere una buona alternativa. Se invece siete più tipi da spiaggia come me, ma volete comunque stare in una città, potete andare a Valencia, così ci prendiamo anche un bel caffè. Se siete sempre alla ricerca del mare, ma Valencia magari è troppo cara, potete andare a Malaga, o ancora se siete amanti dell'Andalusia, del flamenco, potete andare a Granada, potete andare a Siviglia, c'è veramente di tutto. Punto numero 4, come ho imparato lo spagnolo? È inutile che ve lo dica, ma ve lo ripeto, se volete andare a vivere in Spagna e soprattutto volete cercare il lavoro in Spagna, dovete parlare lo spagnolo. Io personalmente per impararlo ho usato una tecnica un po' estremista, nel senso che sono arrivata in Erasmus e per tipo 6-7 mesi non ho parlato con nessun italiano, mi sono circondata di gente che parlava solo spagnolo dalla mattina alla sera, però insomma voi potete venire e stare anche con gli italiani, non succede nulla, quella è stata la mia tecnica, poi magari per voi non funziona. Ma mi raccomando, imparate lo spagnolo, non fate come molte persone che dicono di saperlo parlare e mettono solo una S al finale, perché non è così. Beh ragazzi, questo per oggi era tutto, era un video un po' diverso dal solito, mi sono aperta un pochino di più a voi, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video.